Dopo 4 mesi di agonia è venuto a mancare Antonio Scelza, il contadino di Salvitelle che il 12 ottobre dello scorso anno cadde da una scala sbattendo con violenza la testa. Il decesso, da quanto trapelato, è sopraggiunto nella tarda mattinata di oggi. Il pensionato si trovava nella sua casa a Salvitelle e si stava preparando per la vendemmia. Per questo motivo era salito su una scala per poter prendere degli attrezzi da lavoro e delle cassette per poter mettere dentro l'uva. Il pensionato era salito sulla scala, alta circa 3 metri, ma poi aveva perso l'equilibrio scivolando e sbattendo la testa sul pavimento. La moglie e altri parenti avevano lanciato l'allarme e l'uomo era stato trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla, in gravi condizioni per le ferite riportate al cranio. Nel corso del tempo l'uomo è stato trasferito in diversi ospedali, ma senza mai dare veri segni di miglioramento. Quest'oggi il decesso. Salvitelle si stringe attorno al dolore della famiglia.